le gallerie d'arte della 57esima strada, qui a Manhattan, sono un po' il punto d'arrivo per la carriera di molti pittori di tutto il mondo. Oggi siamo con Pier Augusto Breccia, pittore italiano che ha una storia molto particolare. Era un chirurgo, un cardiochirurgo, ed è diventato improvvisamente artista. Come è successo? Non è facile spiegarlo in breve tempo, ma credo che nel momento in cui io ho avuto la possibilità di creare qualcosa attraverso l'uso della matita, quindi nell'arte visiva, è stato chiaro immediatamente per me che quella era la mia vocazione naturale. Per me è stato scoprire il talento e da quel momento la mia vita è diventata un impegno morale a spendere quel talento nella maniera più giusta, cioè testimoniarlo. A proposito di testimonianza, lei ha detto che uno dei suoi sforzi è testimoniare il mistero dell'uomo. Accanto a noi abbiamo un quadro, L'ingresso del labirinto, che in un certo senso esprime proprio questo concetto. Ci vuole spiegare un po' di più? Sì, questo quadro in particolare io l'ho usato come copertina del catalogo di questa mostra, il cui titolo è Architetture del Logos. Questo quadro è L'ingresso del labirinto ed esprime in qualche modo la mia concezione dell'arte, che in fondo è la mia esperienza personale. Questa struttura labirintica è in qualche modo espressione del labirinto della mente umana o dell'animo umano, nel quale esistono colori da scoprire o colori scomparsi, parole mai dette o parole dal senso misterioso. E questo animo umano così complesso nel quale si può entrare se si ha una chiave per entrarci. E la figura che entra in questo labirinto con una certa sicurezza è la figura di un poeta o di un uomo che ha una vocazione o di un mistico. E quindi l'arte è intesa come chiave per scoprire e testimoniare il mistero del proprio essere uomo. Lei ha abbandonato una carriera che viene considerata da molti prestigiosa e forse una delle più anche importanti dal punto di vista sociale, per fare qualcos'altro che ha soprattutto come obiettivo, sembra l'espressione di un suo bisogno interiore. Come concilia questo suo desiderio di esprimere, di fare una sua ricerca personale con le necessità del mercato dell'arte, di una realtà come quella newyorkese? Beh, intanto io vorrei precisare una cosa, che non esiste una così profonda distanza fra l'esperienza che io ho fatto prima come cardiochirurgo per 20 anni e l'esperienza che sto facendo adesso. Per quello che io ritengo sia l'arte, penso che il mio lavoro sia un'operazione sullo spirito dell'uomo, quanto il mio lavoro di chirurgo era prima un'operazione sul corpo dell'uomo. E in qualche modo i 20 anni passati a contatto con il paziente, quindi nel momento della verità, mi hanno dato una possibilità di conoscere l'uomo molto più a fondo che non la cultura umanistica fatta sui libri. Quindi non c'è questa grande distanza fra l'essere artista per me e il mio passato. Non è un distacco, è un proseguimento di un'esperienza che io metto a frutto in un altro modo. Che cos'è il mercato per me? È la stessa cosa che poteva essere prima il rapporto con il mercato della medicina, cioè la possibilità che il mercato mi dà di fare bene il mio mestiere. Se vorrete visitare questa mostra, potrete vedere i quadri di Pier Augusto Breccia alla Galleria Arras, qui al 24 West 57esima strada di Manhattan. Contemporaneamente i quadri di Breccia saranno esposti anche alla Trump Tower, al secondo piano, nell'altra sede della Galleria Arras, fra sabato prossimo e il 12 aprile. Gianfranco Norelli, Rai USA, New York.